Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale di Bova Marina. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita Bovese-Borgo Grecanico-Melitese, valevole per il campionato di prima categoria Girone D Calabria. Sono in compagnia del collaboratore Ivano Vertucci, ben ritrovati a tutti. Che ci legge le formazioni che sono già in campo. Stanno per entrare sul terreno di gioco agli ordini del signor Pasquale Gatto di Lamezia Terme. Sì, agli ordini del direttore, quindi del direttore di gara Pasquale Gatto di Lamezia, abbiamo oggi la Bovese che giocherà con Larizza Romeo Malara, da me Cuppari Tuscano, Petrolio Norberto, Paviglianiti, Petronio, Marengo e Orlando. In panchina Criseo, Mohamed, Profazio, Marino, Guglielmini, Nucera, Scordo, Borzi e Foti. Per il Borgo Grecanico Melitese, Leonardi, Scaramozzino, Mangiola, Martino Antonio, Sgro, Nucera, Obinna, Iamonte, Marino, Mallimaci e Tripodi Annunziato. In panchina Falcone, Curnari Giuseppe, Martino Annunziato, Perla, Zaccone, Tripodi Lorenzo, Foti, Curnari Vincenzo e Principato. Per quanto riguarda la Bovese, mister Favasuli con il presidente Neri. Per quanto riguarda invece il Borgo Grecanico Melitese, abbiamo mister Cormaci, coadiuvato in panchina dai vari Pellicone, Minniti, Suraci e poi il presidente Curnari. A te Domenico per l'inizio di questo incontro. In attesa dell'arrivo dell'arbitro, che è rientrato momentaneamente negli spogliatoi, sapete che di anno in anno ci siano delle novità, quindi documenti, contro documenti a destra e a sinistra, quindi un po' di prudenza non guasta mai, visto i contrattempi, i disguidi, per non parlare di incidenti. Noi siamo in una postazione microfonica non proprio ottimale, la tribuna purtroppo, anche qui a Bova Marina le cose non sono a posto, c'è sempre qualche cosa che manchi. Comunque l'arbitro è arrivato, è quasi tutto pronto. Intorno a lui gli atleti sono pronti per il loro ingresso. Infatti ecco i 22 protagonisti di questo derbissimo. Sì, e in effetti ne parleremo, questo lo consideriamo naturalmente un derby, ma l'atmosfera è in effetti un po' strana, perché il bello del calcio è proprio quello, avere il pubblico, avere tutto, diciamo, un contorno che purtroppo qui sì è presente, però è molto lontano rispetto alla posizione ideale che potrebbe essere questa bellissima tribuna che abbiamo dietro alle spalle proprio della nostra postazione, però non è usufruibile. Quindi purtroppo, diciamo, vediamo che il pubblico è alla nostra sinistra, assiepato, diciamo, nelle reti dietro le reti di recinzione, oppure anche in alto a destra nelle collinette, dietro proprio la porta, proprio alla nostra destra. Gli scambi di saluti dei vari giocatori, attendiamo quindi il fischio dell'arbitro Gatto. Le novità ci sono, sapevamo anche dell'avvicendamento sulla panchina della Bovese, è andato via l'allenatore ufficiale, diciamo, di questa stagione, almeno all'inizio, Francesco Paviglianiti, che l'anno scorso aveva allenato la Bovese, e al suo posto è arrivato una vecchia volpe dei campi di gioco, grandissimo giocatore, ma anche grande allenatore, stiamo parlando di Salvatore Favasuli. Sì, intanto
si sta quasi per cominciare. Possiamo benissimo introdurre il discorso. Intanto prima do la parola a te per questo inizio di partita. Sì, è quasi tutto pronto, ancora l'arbitro si attarda, vuole controllare con pignoleria, con fiscalità, che tutto sia in ordine. Va a controllare, ricontrollare la tribuna, pardon, la panchina, va a parlottare anche con i responsabili sia di una panchina che dall'altra. Insomma, è importante giocare sul prato, ma arrivano sempre nuove disposizioni. I documenti non bastano mai. Non siamo abituati a queste cose, ma vedete che l'arbitro controlla anche il numero degli occupanti della panchina, che devono essere fiscalmente tot e non più di tot. Passa in rassegna ora la panchina dei padroni di casa e va a contare proprio uno per uno. E finalmente si parte. I padroni di casa, casacca rossa alla destra dei nostri teleschermi, gli ospiti, casacca bianca, pantaloncini blu come i calzettoni, alla sinistra. Manovra la formazione ospite con Sgro, che chiama in causa Scaramozzino, e poi addirittura Leonardi. Ha già letto le formazioni il collega, non è caso più di parlare di modulo tattico 4-4-2 o 4-3-2-1, 4-3-1-2, perfino 4-3-3 se non 3-5-2. Sì, sembrerebbe proprio che il Borgo è con il tipico modulo di Cormaci, con il 3-4-1-2. Per quanto riguarda la Bovese sembra simile, con un 4-3 e poi 3 in avanti. Oggi quindi è una giornata emozionante, perché quello che vivranno gli sportivi del Basso Ionio Regino qui tra Bovese e Borgo Melitese si affrontano in questo campionato di prima categoria da protagoniste. Diciamo che sono entrambe accreditate al salto di categoria. Erano anni che l'ambiente, come dire, non profumava, ecco, di queste sensazioni con le squadre di alta classifica, e poi con elementi davvero importanti nelle due squadre, ma anche le dirigenze tra le migliori del campionato, e poi con uguali ambizioni. Questo è un derby, non c'è niente da fare, questo è un derby della storia. Attenzione ora alle azioni d'attacco della Melitese, con Nucera che offre verso Scaramuzzino, la palla viene messa in calcio d'angolo, è il primo calcio d'angolo della giornata quando sono già passati 2 minuti e 10 secondi. Solito schema, grappolo di uomini in area, sta per partire il traversone. Arrivano le torri, si infittisce l'area di rigore della Bovese, parte il cross sul lungo spiovente, salta a vuoto Marino, c'è un intervento del direttore di gara che concede un calcio piazzato a favore della formazione ospite. I minuti 2:50, Ivano. Sì, questo è un inizio importante da parte del Borgo. Già la prima azione, una verticalizzazione, se così si può chiamare, più che altro un'imbucata verso Scaramozzino,
che è riuscito ad impensierire la difesa della Bovese che si è rifugiata in calcio d'angolo. Come hai ben detto tu, la maglia rossa della Bovese in contrasto alla maglia bianca del Borgo Grecanico. Calcio di punizione ora lo commenterò io con questo calcio di punizione di Marino, in aria sono in quattro, entra anche Obinna, salta però e subisce fallo Larizza, ma si era impossessato del pallone su questo calcio di punizione battuto da Marino, più un cross che non è stato comunque sfruttato dagli avanti melitesi. Di solito nei derby non c'è il calcio champagne effervescente, quindi niente modulo classico, addio al pressing, con o senza palla, il calcio totale, evoluzione del catenaccio e della zona mista. Oggi si parla più che altro di tiki-taka. Sì, e in effetti ora vedremo la Bovese ora come imposterà questa azione d'attacco. Abbiamo davanti Petronio, uno dei goleador di questa squadra, Sgro si districa bene, lancia un pallone però in una zona del campo dove non c'è nessuno, entra Obinna, mette in difficoltà Cuppari, ma in qualche modo recupera palla Mangiola e lancia Marino che si invola quasi vicino al limite dell'area, tiro murato da Cuppari, ottima occasione per il Borgo Melitese, quasi al quinto minuto del primo tempo, un lancio illuminante di Mangiola per Marino proprio in profondità, un bel colpo di Marino però è stato fermato da Cuppari, quindi favorevolmente per la Bovese. La prima vera grossa occasione del match è capitata sui piedi di Francesco Marino, in arte Ciccio Bomba, ma è stato murato, come ha detto il collega, al momento del tiro sono piombate addosso due mastini, ben conoscendo la pericolosità dell'attaccante melitese è sfumata così la possibilità. Ora ne propone un altro Obinna, limite dell'area, ritorna sui suoi passi, il lancio di Marino, c'è un atterramento, invocano la concessione del calcio di rigore e di tutt'altro avviso l'arbitro, si può proseguire, contrattacco della Bovese, cross sotto porta, ci mette una pezza si è sembrato Mallimaci, manovra Marengo. C'è un intervento arbitrale che comanda un calcio piazzato fuori dai padroni di casa. I minuti 6 e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco allo stadio Veterani, stadio dei veterani di Bova Marina, è sempre 0-0. Sì, anche la Bovese ci ha provato, non ha tirato in porta, però l'azione è stata importante. Ti dicevo quindi al pubblico della importanza che riveste sotto l'aspetto anche sportivo questo incontro. La Melitese, quindi il Borgo Grecanico Melitese, assieme alla Polisportiva Bovese si trovano in alta classifica, li divide solo un punto, questa è la sesta giornata. Abbiamo il San Michel che ieri ha vinto, primo in classifica per ora a 11 punti. E poi, questa è la quinta giornata, non è la sesta, poi troviamo a 10 punti proprio la Bovese, la Cinque Frondese che la settimana scorsa ha violato il Saverio Spinella, e poi segue il Borgo con 9 punti, frutto delle 3 vittorie consecutive nelle prime 3 e la sconfitta proprio domenica scorsa, quindi è una partita di alta classifica, tutta da gustare e da ammirare. Attacca la Bovese, c'è una deviazione in calcio d'angolo, uno per parte dunque, quando sono passati 8 minuti nel corso della prima frazione di gioco allo stadio Veterani della Vittoria,
Parte il cross di pugno fuori area. Leonardi. Attacca il Borgo Grecani con Melitese, con Marino, il suo cross verso Binna. Petronio Norberto, uno dei due, l'altro è Antonino, eccolo in possesso di palla. In tackle scivolato, Sgro mette il pallone oltre la linea dell'out, saranno quindi i padroni di casa a rimettere lateralmente sul settore di destra, sulla tre quarti. Stop Sgro, il suo lancio finisce in fallo laterale. 9 minuti e 20 secondi allo stadio comunale di Bova Marina, nella partita partitissima, è un derby, un classico. Mangiola, palla che non arriva dalle parti di Nucera, attacca la formazione di casa, libera la difesa, viene mandato gamba all'aria senza tanti complimenti. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Pasquale Gatto di Lamezia Terme, a favore della formazione ospite. Siamo a 10 minuti e 17 secondi nel corso della prima frazione di gioco. Non ci sono state grosse emozioni fino a questo momento, se non l'azione che vi abbiamo descritto poco fa, quella di Marino. Sì, no, intanto possiamo dire che Nucera ora da verso Alberto Sgro, da questi a destra Martino Antonio che mette al centro, spizzica con la testa tra me, la palla va a finire in calcio d'angolo dalla zona sinistra del campo. Fino a questo momento abbiamo anche visto che comunque Tripodi, annunziato Tripodi, riesce a tenere palla, a portarsi dietro qualche avversario e a subire spesso quindi fallo, perché è difficile prendere il pallone a questo ragazzo. Attenzione al calcio d'angolo, Marino, dentro arriva Obinna, vediamo se va a colpire, tiro e c'è Marino davanti alla porta e la mette dentro! Gol! Borgol! Marino! All'undicesimo minuto. Sì, c'è stato un batti e ribatti davanti alla porta, ci avevano messo una pezza e si sono dimenticati per un attimino che in zona ci fosse il fantasma dell'area di rigore, quel ciccio bomba di cui abbiamo parlato, non ha bisogno di presentazione alcuna, avendo militato nei campionati di Serie D, eccellenza e promozione. E quindi è il pericolo numero uno insieme a Petronio, con il numero 7 sulla schiena, che è atteso alla prova in questa partita. Certo, non gli sportivi non possono pensare di assistere a una gara di calcio spettacolo. Petronio viene circondato da 3-4 avversari, finisce per perdere palla, ma la recupera ancora la Bovese con questo lancio in profondità, si accartoccia sul pallone Leonardi, elude la sorveglianza di un possibile attaccante locale e lancia in avanti, però la Bovese ha già recuperato, palla in zona morta dove non ci sono compagni come Petronio Paviglianiti, l'altro Petronio Marenga e Orlando, ma difensori come Leonardi, Scaramozzino, Mangiola, Mallimaci, Martino e Sgro.
Il primo tiro di Obinna era stato ribattuto, ma la palla è rimasta lì e non poteva far altro Marino da bomber di razza, come ripetiamo, in alta classifica anche per quanto riguarda le marcature, che fare ciò che più gli aggrada, segnare. E in effetti così è successo. Il Borgo Grecanico Melitese è in vantaggio qui allo stadio Veterani dello Sport di Bova Marina al 12° in questo derby, il derby che vogliamo definire quindi il derby della storia. Attenzione al cross, non arriva l'avanti, non arriva Scaramuzzino, però poi Alberto Osgro, ancora un tiraccio verso la porta, la palla va a finire nella pista di atletica, deve essere ora recuperata e si ricomincerà con la rimessa dal fondo da parte del portiere della Bovese, Larizza. La risposta dei padroni di casa non è ancora arrivata, se non in quell'azione di Petronio, uno dei due bomber attesissimi oggi in questo match, che certamente non si può pensare di trovare un calcio spettacolo, una partita effervescente. Sì, e naturalmente la partita verrà giocata anche un po' sui nervi e sulla impostazione tattica che è stata data dai due mister bravissimi. Qui è un'entrata di Dramé che forse verrà ammonito, no? L'arbitro sembrava intenzionato a farlo, la sua corsa poi si è bloccata, soltanto calcio di punizione proprio nei pressi della panchina del Borgo. Come hai ben detto, a questo punto io ti leggo la classifica dei marcatori, dove troviamo tre atleti della Bovese con due gol. Attenzione ora a questo cross di Marino, l'arbitro fischia, si riprenderà. Allora ti posso leggere questa classifica dei marcatori della Bovese con due gol, abbiamo tre atleti, abbiamo detto Marengo, Petronio Antonino e Paviglianiti, mentre nelle prime posizioni abbiamo il bomber del San Roberto Catalano con sei reti, con quattro marcature Marino della Borgo Melitese, Modafferi del San Gaetano e Carbone della Deliese, e poi via via tutti gli altri, tra i quali troviamo anche per il Borgo Melitese anche Tripodi. A te Domenico, la Bovese è in posto nazionale d'attacco. Sì, a questo punto è attesa la reazione dei padroni di casa, che hanno il problema di recuperare. Sono sotto di una rete a zero, gol segnato da Marino intorno al decimo. Sì, era l'undicesimo minuto, passato da pochi secondi, e naturalmente ora la Bovese cercherà di pervenire al pari provando per lo più queste sgroppate sulla destra. Eccolo Dramé, colui il quale diciamo si porta avanti il pallone ora in questo momento quasi vicino all'area, poi si lascia cadere, l'arbitro non si fa impietosire dalla caduta del numero 4 in maglia rossa, si riprenderà con la rimessa dal fondo, è pronto in effetti Leonardi. Ci provano gli stuntmen a guadagnare la statuetta d'oro ad Hollywood, ma ultimamente la sezione regionale degli arbitri, in collaborazione con quelle territoriali, hanno sfornato tutta una serie di arbitri abbastanza svegli. Sì, credo che si stia lavorando in questo senso, magari degli incontri. Attenzione a una bellissima palla dentro, però non ferma il piede con il numero 7 Norberto Petronio, interviene lo stesso contro Leonardi. Attenzione, si inaspriscono un po' gli animi con l'altro Petronio. In effetti il numero 7 Petronio Norberto poteva anche non alzare la gamba, perché era di gran lunga in anticipo il portiere della Melitese Leonardi. Non bisogna innervosire la partita, non ce n'è bisogno. Leonardi si è un po' arrabbiato. Tutto finisce bene, nel senso che ci sono anche diciamo le strette di mano, e si ricomincia quando siamo al 18° minuto quasi. Va Leonardi a battere questo calcio di punizione per riprendere il gioco.
Dicevamo che questo è il derby, secondo me, anche della storia, perché lo vogliamo considerare così, in quanto consideriamo come i territori della Bovesia, ecco, tutta una, facciamo una similitudine con l'oggi, con Melito, e quindi quello che era un tempo, quindi Bova, considerando anche l'altra Bova, Bova Superiore, e considerando quindi il territorio di Melito come pentidattilo, è una, voglio dire, si combattevano tra virgolette come supremazia di centro nevralgico di questo basso Ionio, e quindi oggi viene considerata l'area grecanica. Sono molte le affinità e le vicinanze tra questi territori, le vicinanze culturali, gastronomiche, di tradizioni, usi, costumi, eccetera, anche la lingua, e quindi non possiamo fare a meno di considerarlo un derby. Potrebbe essere anche quello con il Palizia allo stesso modo. Di riflesso all'oggi, questa, l'importanza delle tre, attenzione al tiro della Bovese, è sempre lì, colpo di testa e fuori di poco, l'arbitro però fischia, era il numero 11 Orlando ad impensierire la retroguardia del Borgo. Attenzione, al 19° minuto la Bovese va vicina al pari. E questa è la prima vera grossa occasione capitata sui piedi degli avanti boviciani, tra virgolette, che hanno sfiorato la marcatura e quindi il pareggio, ma la partita è lunga. Gli ospiti sono avanti di una rete, troppo poco per poter gridare vittoria. Sì, ancora è lunga la partita, ancora siamo al 20° minuto, la Bovese comincia ad ingranare, attenzione a Mobinna che per poco non sguizza nei confronti di Cuppari, ma alla meglio la retroguardia in maglia rossa. Centrocampo ora si impossessa del pallone Antonio Martino, da Nucera che dialoga con Scaramozzino, ancora Nucera, bellissimi questi passaggi di prima, qua sbaglia Iamonte e riparte quindi la Bovese, sempre cercando e trovando pronto Dramé. Il prodotto gol o rete, detto anche brand, è arrivato, dunque non serve l'influencer marketing. E no, che è così, quindi un momento di stasi della partita, di ecco, come dire, quasi si sta assopendo l'incontro ora in questi minuti, con la palla che spesso va a finire in fallo laterale, ora va a battere Tripodi, l'arbitro ha qualcosa da dire al Parlotta, ecco, con Romeo della Bovese, che viene allontanato diligentemente da Petronio, dall'altro Petronio, non da Norberto. Si riprenderà con la battuta di questo fallo laterale, pronto Tripodi annunziato a rimettere in gioco il pallone. La partita si gioca soprattutto nella zona nevralgica del campo, dove i centrocampisti vedono gravare sulle loro spalle tutte le responsabilità, cioè tutto il peso della partita proprio sugli uomini di centrocampo. Sono delle naturalmente discussioni che vengono fatte negli spogliatoi. Attenzione a questa bellissima apertura verso Marengo, e in aria davanti Mangiola, serie di finte, cerca di servire al centro ma fa buona guardia fino a questo momento il Borgo Greganico, addirittura arriva Nucera a impossessarsi del pallone, ma qua sbagliano il passaggio, non si capiscono con Scaramuzzino, tutta a destra, recupera Tripodi annunziato ed ora Ubinna supera il centrocampo con la sua galoppata, offre a Marino ma non c'è nulla da fare, addirittura esce fuori dall'aria, proprio di gran lunga fuori dall'aria la Rizza, e riparte la Bovese in velocità. Erano due difensori più il portiere e uno a zona, una gabbia di quattro elementi per poter addomesticare tra virgolette quel pericolosissimo attaccante di Ciccio Marino. Sì, certo che è difficilissimo tenere tra virgolette Marino quando si è dentro l'aria, un po' più facile, se così si può dire, quando invece non è in possesso palla, ma lui in velocità li può superare. In quel caso, attenzione, il tiro lungo di Dramé, non un tiro che va a perdersi proprio vicino agli spogliatoi. In questo campo sportivo i veterani
dello sport di Bova, una bellissima struttura molto grande con il campo di atletica, con un campo di erbetta naturale, davvero una bella struttura, peccato per gli spalti. Dobbiamo fare i complimenti al responsabile del campo perché veramente c'è una bella vista. Sì, sì, è bellissimo il bellissimo ambiente, poi oggi favorito da questa giornata estiva, se si sta al sole fa veramente caldo, noi siamo al fresco, diciamo, riparati dal fresco della tribuna e quindi si sta un pochettino meglio, ma oggi è 19-20 ottobre, quindi è davvero impressionante il caldo che questa nostra bellissima terra ci offre anche in questo periodo. La vista di questo campo sportivo, anche la possibilità che viene data alle persone assiepate, come si vede nella collinetta alla nostra destra, fa sorridere, ma nello stesso tempo a me riempie di orgoglio, ecco, come i vecchi tempi del Maro Simone, quando si andava addirittura nei pressi del vecchio cimitero anche. 24 minuti e 18 secondi. Bovese 0, Borgo Meritese 1, all'undicesimo Marino. La partita va, diciamo, a scatti, ci sono momenti di massima pericolosità e momenti di fiacca. Sì, diciamo che il Borgo sta un po' più giocando, studiando, ecco, le ripartenze della Bovese, cercando di fermarli proprio al di là della difesa. Attenzione a questa spinta di Marino, di Martino, l'arbitro se ne accorge. Martino con molta intelligenza ha spinto Norberto Petronio, l'arbitro Gatto ha fischiato. Ecco, dopo la marcatura, dopo il primo tiro al quinto già di Marino e poi il gol, il Borgo sta un po' giocando di rimessa, ecco, sta facendo un pochettino in più la partita la Bovese, ma nulla di che. Fino ad ora le emozioni non è che siano state tante, una partita piacevole, è sempre un derby e quindi le squadre hanno paura l'una dell'altra. Comunque la Bovese, ad onor del vero, ci ha provato in almeno due o tre occasioni per riequilibrare le sorti dell'incontro. Sì, ma non sono state poi così. Attenzione al calcio d'angolo ora per la Bovese. A mettere la palla in calcio d'angolo è stato Antonio Martino. Va a battere Paviglianiti, anzi si avvicina a Orlando. Lascia proprio che a battere sia Paviglianiti. Si fa vedere con una piccola spinta, però eccolo, attenzione al Cuppari, si è fatto vedere da destra, ha preso posizione facendo anche fallo, comunque poi nulla da fare, sempre 0-1. Sta prendendo le misure da qualche tempo la Bovese, proiettata alla ricerca del pari che secondo noi potrebbe anche starci. Sì, è proiettata alla ricerca del pari, e mentre il Borgo gioca più di rimessa, è una strategia giusta secondo me, quella che ora il Borgo si trova quindi in vantaggio naturalmente, può sfruttare quell'arma incredibile che ha, perché non dimentichiamolo che gli avanti del Borgo hanno i nomi di Marino, hanno i nomi di Obinna, c'è anche Tripodi, voglio dire delle persone, degli atleti che con la loro velocità e la loro intelligenza tattica. Attenzione alla svirgola, il pallone Antonio Martino e per poco non beffa Leonardi. Tentativo di autogol fallito. Sì, non si sarebbe arrivato mai e poi mai Leonardi, calcio d'angolo, la Bovese pressa in continuazione, sono già 3-4 volte che arriva proprio a tu per tu con Leonardi questo pallone, ennesimo calcio d'angolo per la Bovese, sta giocando a tamburo battente, ecco. Si crede ora la formazione di casa, avanza con tutti gli elementi possibili. C'è stato ora un doppio intervento, si arrabbia di brutto il portiere.
Sì, si arrabbia Leonardi perché il Bovese ha avuto l'occasionissima, anzi due occasioni, siamo al 28esimo ma eravamo al 27esimo, due occasioni in 5 secondi, sono stati Petronio prima e poi se non sbaglio anche Orlando a tirare a tirare proprio due volte, sono stati murati da due difensori della Melitese, quel pallone sarebbe finito sicuramente in rete. A questo punto la Bovese sì, merita il pari per quello che sta, meriterebbe il pari per quello che sta producendo in questi ultimi 10 minuti. Un arrembaggio a tamburo battente da qui a qualche momento, se le cose non cambieranno, potrebbe arrivare il pareggio. Eh sì, anche perché questi palloni, come questo dato ora a Marino si trova quel metro e mezzo dietro rispetto ai difensori che sono Romeo e Cuppari, e non riesce mai a poter prendere il tempo, tranne che magari a sfruttare un errore degli avversari. Quindi questi palloni lanciati lunghi così, secondo me, sono un errore, e se questa è solo la risposta che può dare il Borgo, è un po' sbagliato. Mentre la Bovese sta giocando bene e questa marcatura non arriva per fortuna del Borgo, ma bisogna stare attenti. Attenzione a Sgro, una bellissima apertura verso Marino, riesce a trattenere la palla in campo, si fa vedere Nucera, limite dell'aria, la palla ce l'ha sul destro, un bel colpo a girare, traversa! E poi non arriva Scaramozzino e anche Obinna svirgola il pallone, occasione anche per il Borgo, ci hanno smentito. Eh sì, è una partita aperta, quindi sia l'una che l'altra tenteranno gli ospiti di mettere il risultato in cassaforte e i padroni di casa di agguantare il pareggio. Sì, è un incontro spumeggiante quello che sta venendo fuori da questo campo, i veterani dello sport, ricordiamo, di Bova. Attenzione a Petronio che lotta con Marino e con Martino. Antonio, riesce Martino con molto mestiere a farsi fischiare questo calcio di punizione e quindi a far respirare la squadra. Un incontro, dicevamo, spumeggiante con... naturalmente sarà dovuto anche al fatto che il Borgo ha segnato all'undicesimo, quindi la partita magari scivolerà così con gli attacchi della Bovese per pareggiare e le risposte a contropiede del Borgo Grecanico con Melitese, che sì, la Bovese poteva, ecco, pervenire al pari, ma anche il Borgo in quell'occasione poteva raddoppiare due volte i tiri in porta rispettivamente di Scaramozzino e Obin. Sta attivando da qualche minuto il rabdomante, un cane di Sant'Uberto, un navigatore satellitare e perfino la consultazione della profezia di Nostradamus, alla ricerca comunque tutto del pareggio. Sì, intanto c'è un calciatore della Bovese, mi pare sia Marengo, che è rimasto a terra, mentre Tripodi continuava, poi si è fermato con molto fair play. Bisogna veramente fare i complimenti alle due squadre per come si stanno comportando fino ad ora, nonostante l'importanza della posta in palio, perché l'alta classifica fa gol a tutti, però nonostante sia un derby, il rispetto è il principale stile di vita, quindi loro lo stanno facendo sia per quanto riguarda la Bovese che la Melitese, quindi si è fermato. Ora quasi sicuramente la Bovese restituirà il pallone, in effetti così è. Dramé dà direttamente a Leonardi, il Borgo Grecanico ricomincia, gesti di fair play. Non c'è bisogno di consultare un mago come Silvan, Toni Binarelli, Giugas, Casella o Mandrek per capire che da qui a qualche momento, qualche minuto, i padroni di casa ingraneranno la quinta marcia alla ricerca del sospirato
e aggiungeremmo noi meritato, strameritato pareggio, che però ancora non arriva. Sì, la Bovese ha cercato, ci sono stati dei minuti, li possiamo dividere in 5 minuti e 5 minuti. Ce ne sono stati 5 minuti fa che la Bovese ne ha provato in 3-4 occasioni di farsi vedere davanti a Leonardi, non dimentichiamo il quasi autogol di Martino, poi i due tiri murati proprio, si può dire quasi sulla linea, però poi il Borgo si è fatto avanti e anche ha sfiorato il raddoppio sia con Scaramuzzino, sempre nella stessa azione, che con Obinna. Ora qui un fuorigioco di rientro di Marino, che impensierisce sempre di più la retroguardia della Bovese, guardato a vista da Romeo e poi in lontananza anche da Cuppari, si può dire che è pronto ad intervenire in caso di suo errore. Sgroppata ora sulla destra di Paviglianiti, che riesce ad eludere un avversario del Borgo, ma poi la palla va a finire in calcio d'angolo toccata da Iamonte, davvero bravo la terra a mettere questa palla in calcio d'angolo, ma la Bovese ora entra tutta quasi nell'area del Borgo Grecani con un sacco di maglie rosse, sono almeno 5, c'è anche Dramé che è abbastanza alto. Calcio d'angolo battuto, Obinna svetta tra tutti, non era arrivato Orlando, tiro da fuori, palla che sorvola altissima la traversa, il colpo era di Paviglianiti. Comunque l'uomo ragno meritese era sul pallone. Sì, era lì, Leonardi aiutato dalla sua statura pure ha comunque controllato con gli occhi questo pallone, lo ha fatto uscire senza sporcarsi nemmeno i guanti. Attenzione a Tripodi, guarda che falcata che riesce ad arrivare vicino ad offrire un pallone tra un tiro e un cross. Forse se a Tripodi poteva fornire l'assist della vita, Scaramuzzino si sarebbe trovato a tu per tu col portiere, ma bravissimo Tripodi nelle sue sgroppate, è immarcabile. Fino ad ora, credo, se possiamo dare la palma di giocatore importante in questa partita, fino ad ora a centrocampo sono Dramé da una parte e Tripodi comunque sta facendo molto dall'altra, senza nulla togliere agli altri che devono giustamente aderire alle idee dei propri allenatori. Qui è un fallo, sì, in effetti l'arbitro fischia. A te Domenico. Una scarica potentissima di adrenalina lungo la schiena degli ultras, dei contras e degli aficionados sugli spalti, ma anche in campo la Melitese, Borgo Grecanico Melitese ha sfiorato ancora la marcatura. Sì, è stata veramente una sgroppata di Tripodi che, attenzione a questo lancio verso Petronio, arriva Leonardi, allunga sempre, cerca comunque sempre di allungare il pallone, la gamba Petronio, non ci arriva, è arrivato prima Leonardi. Sì, è come, tornando al discorso che mi facevi prima tu, è importante il portiere del Borgo Melitese, perché ha una certa esperienza e riesce anche a controllare che alcuni tiri, ecco, che non sono indirizzati nello specchio della porta, lui li controlla, ecco, con gli occhi. Sgro ora scaraventa un pallone dall'altra parte, guarda, sono tutti i giocatori del Borgo Grecanico nella loro metà campo e addirittura anche nella tre quarti. E questo è un segnale. Sono tutti dietro la linea del pallone, ma da un momento all'altro potrebbe partire un micidiale contropiede. Eh sì, è quello che, attenzione qua all'erroraccio di Leonardi, palla che va a finire in fallo laterale in attacco per la Bovese. Sono prontissimi i raccattapalle a favorire la non perdita di tempo della Bovese, ma Lara ha battuto questo fallo laterale verso Petronio, è stato fermato in certo modo, Nucera qui cade ma sul pallone recupera Paviglianiti, lì si libera di un paio di avversari e non entra deciso Scaramuzzino, Petronio. C'è anche Dramé, la palla all'altro Petronio, scambiano con Dramé ma non arriva il pallone, arriva invece sulla sfera Marino e
cerca di prendere campo e di spostarsi sulla zona sinistra dove non c'è nessuno dei suoi compagni, con molto mestiere si fa mettere la palla in fallo laterale, fa respirare i bianchi di mister Cormaci e prende tempo. Il golletto comunque c'è, Golluccio, Gollaccio o Gollonzolo, fino a questo momento è Marino, il bomber degli ospiti, che decide il match. Il gol è stato di ottima fattura, perché attenzione, ora una bellissima imbucata ulteriore ancora verso Ciccio Marino, palla ora a Tripodi, il suo sinistro da Annucera, dialogano a triangolo, ma Obin respinge il portiere con difficoltà e poi un tiraccio di Scaramozzino, ma il Borgo Grecanico c'è. Ti dicevo che sono tutti dietro la linea del pallone, ma quando partono in contropiedi i vari Tripodi, Obinna e Marino sono dolori. Sì, sono queste bellissime ripartenze con Iamonte, quindi Nucera, con Obinna, con Tripodi e con Marino riescono a portarsi dietro tutti i rossi, spesso ad inseguirli. Una bellissima triangolazione, un'azione veramente da far rivedere e rivedere. Certo, poi alla fine quello che conta è il gol, ma Scaramuzzino ha davvero tirato male, la palla l'ha, come dire, svirgolata ed è andata a finire nella collinetta dietro la porta difesa da Lariz. Occhio alle distrazioni fatali, tra virgolette, alla famigerata amnesia dissociativa o vuoto di memoria. Sì, bisogna stare attenti anche a quello, agli errori. Voglio interpretare la tua parola, ecco, anche questo può influire in un incontro. Stiamo parlando di prima categoria, quindi pensa tu, succede in Serie A, pensa in questi campi. La Bovese ora imposta l'azione, supera il centro del campo, la palla è fatta preda di Tripodi che dialoga con Mangiola, il Borgo Grecanico è in difficoltà, attenzione, deve arrivare a Leonardi il pallone, lui ha paura di tirare in avanti e comunque riescono ad uscire con una sfitta serie di passaggi i giocatori del Borgo, e questa è una nota importante, quindi il Borgo riesce a fare una specie di torello ed uscire dall'area. Molto spesso si fanno rivedere quei giochi, quei tocchi che delle squadre di Serie A che senza farsi mai prendere la palla poi arrivano alla conclusione, cioè alla rete, una bella uscita dall'area da parte del Borgo questa volta. Complimenti allo staff tecnico. Le punte ospiti si infilano come un virus, Trojan, Malware, Worm, Spyware, e possono infettare l'impocampo e il giro dentato, perché si infilano pericolosamente, subdolamente nella corteccia cerebrale. Devono stare attenti, in effetti la retroguardia della Melitese, qua Tripodi è proprio sgambettato evidentemente, ha dei dribbling che gli riescono nel 90% dei casi, salta l'uomo con le buone o le cattive, poi viene fatto fuori, come si suol dire, viene atterrato. Calcio di punizione ed è almeno la quinta, sesta volta che proprio in quella posizione va a battere questo calcio di punizione Marino, e quasi sempre è stato sgambettato Tripodi. Questa è un'altra nota da poter cogliere. Marino addirittura prova da lontano, la palla va a finire fuori di gran lunga. Nulla da fare quando ormai mancano soltanto 3 minuti alla fine del primo tempo regolamentare. Si trattava di un tiro cross effettuato da Marino, che comunque è ben guardato a vista da un paio di Rottweiler, Bulldog, Mastini e Pitbull. Sì, sono i giocatori in maglia bianca di mister Cormaci, oggi protagonisti in questo
campo sportivo di Bova, davvero bello, e di fronte, lo vogliamo anche citare, magari uscirà dalle immagini qualche volta, vi era, se non sbaglio, non so se ora è ancora in uso, sono dei problemi purtroppo della nostra zona, quella di non avere mai la possibilità di poter sfruttare e usufruire di strutture specialmente sportive. Quella era anche una piscina, se non sbaglio. È una bellissima zona e piange il cuore spesso a vedere l'impossibilità di questi nostri territori a potersi sviluppare. Poi pensa tu, anche a livello sportivo siamo quasi all'anno zero. C'è ora un calcio di punizione e vedremo se l'arbitro farà rispettare i famosi, anzi famigerati, 9 metri e 15, o se saranno a malapena 6 o 7 metri. Sì, l'altra volta ho visto anche la polemica, che è giusta, che ma noi la facciamo ogni settimana. Attenzione al tiro di Marino direttamente in porta, controlla anche questa volta la rizza. Dicevamo, è una battaglia persa, sarebbe proprio, noi lo diciamo ad ogni partita, ma nessuno ci ascolta, si potrebbe risolvere benissimo con il solito gessetto che viene utilizzato in tutti gli altri campi, perché non utilizzarlo qui? Quando l'arbitro si mette a contare, semmai lo fa, i 9 metri, quelli dovrebbero essere rispettati, invece non si arriva mai a 5-6. La domenica scorsa ho visto anche che il Borgo si è lamentato, ma noi più che dirlo non possiamo fare altro. Il Golletto lo sta cercando in tutti i modi possibili e immaginabili la Bovese, e lo avrebbe anche meritato, questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma, sta facendo prevalere una supremazia territoriale, un gol non si può comprare da eBay, Amazon, Craigslist, se non Postal Market, Vestro ed Euronova, con o senza la clausola soddisfatti o rimborsati. No, senz'altro il gol è frutto di comunque impostazioni, di allenamento, quindi anche di tattica, se così si può dire, quindi non è che arriva come un regalo, qualche volta può arrivare, ci sono delle partite in cui possono nascere storte, ecco, ma non è questione di sempre. Dici tu, potrebbe arrivare anche oggi il regalo, ma non lo so, vedo molta attenzione nella retroguardia del Borgo, e anche se al 30° minuto potevo dire che la Bovese meritava il pari, a questo punto non lo posso più dire, perché dobbiamo ammetterlo che anche il Borgo ha avuto le sue opportunità per raddoppiare, quindi la vittoria, anche se per ora striminzita di 1-0, è giusta. Brivido lungo la schiena degli hooligans e degli skinhead di fede meritese, perché l'uomo ragno ha dovuto prendere l'ascensore delle torri Petronas e stava quasi per perdere la sfera. Sì, su quello sono tutti tranquilli, sulle doti tecniche di Leonardi, forse è stato colpevole domenica scorsa. L'arbitro intanto fischia la fine del primo tempo al 46° minuto esatto. A te, Domenico. Ha già detto tutto Ivano, vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo. Thank you.